Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di linea Lecco nell'area della Piccola, confermata entro novembre la fine dei lavori. Diminuisce la speranza di vita a causa del Covid. Secondo gli ultimi dati Istat, a Lecco di 82 anni, la pandemia ha rubato 2 anni, portandoci indietro ai livelli di 15 anni fa. Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma dopo una lunga malattia Nino Castelnuovo. L'attore lecchese, 84 anni, raggiunse il successo con I Promessi Sposi di Sandro Bolchi nel 1966. Buonasera, eccoci insieme per una nuova edizione del telegiornale. Parliamo dei lavori alla Piccola, proseguono a buon ritmo gli interventi per la realizzazione del nuovo parcheggio di linea Lecco nell'area dell'ex velocità, confermata alla fine lavori entro novembre se il meteo non sarà troppo inclemente. Una grande rotonda permetterà un rapido collegamento con il centro, vediamo. 209 posti auto, spazi dedicati a veicoli elettrici, monopattini e bici, una corsia di entrata e uscita riservata al telepass, la cassa automatica, una guardiola per la polizia locale con un avanzato sistema di videosorveglianza, una grande rotatoria. Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di linea Lecco nell'area della Piccola. 1 milione di euro l'investimento, con fine cantiere previsto entro novembre. Il cantiere procede qui alla Piccola, anche grazie alla collaborazione dell'impresa Vitali, che è stata molto disponibile e ha messo a disposizione uomini e mezzi in maniera adeguata. Sono ormai state completate circa il 90% dell'infrastrutturazione, ovvero tutta una serie di cavidotti e di passaggi che saranno non più visibili al termine del cantiere, ma sono indispensabili per la buona riuscita e il completamento dell'opera. Anche gli scavi sono ormai stati completati e gli sbancamenti anche. Sarà un parcheggio dotato di tecnologia schidata con il controllo degli accessi. Sarà il primo parcheggio della città con un doppio ingresso e una doppia uscita. Sorgerà una rotonda di dimensioni importanti, atta a consentire l'ingresso di mezzi anche importanti. Parlo di autobus, ma anche la normale circolazione. Diverrà uno snodo importante verso il centro della città attraverso via Digione, che è prevista a doppio senso. I tempi di realizzazione sono quelli che avevamo preventivato e quindi con l'inizio dell'intervento nel mese di giugno e con l'ultimazione di questo parcheggio diciamo nella fine novembre. Quindi noi per l'apertura delle feste natalizie apriremo questo parcheggio in perfetta efficienza e funzionalità. Questi sono i tempi, quindi abbiamo ancora 3 mesi circa di lavoro, dove a fianco dell'impresa Vitali entreranno in gioco altre aziende come Schidata e come l'impresa Meles per quanto riguarda gli impianti elettrici, più altre aziende che dovranno intervenire per quanto riguarda videosorveglianza piuttosto che sottoservizi. E i tempi, ribadisco, verranno comunque mantenuti, salvo che ci sia qualche problema in termini di meteo. Per quanto riguarda il costo di questo parcheggio è di 1 milione di euro circa. Questa spesa è sostenuta totalmente da linea Lecco, quindi abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare con un istituto bancario, abbiamo aperto questo fido, questo prestito per la realizzazione di questo parcheggio. Diminuisce la speranza di vita a causa del Covid. Secondo gli ultimi dati Istat, Lecco è calata di oltre 2 anni, negativo anche il saldo sul fronte del mercato del lavoro. Il dato è prettamente statistico, ma certamente fotografa gli effetti del Covid sulla popolazione. Si chiama speranza di vita e muta in base alle condizioni socio-economiche e alla mortalità, quest'ultima drammaticamente aumentata nelle fasce più anziane negli ultimi 18 mesi. Ecco quindi che il virus ha inciso fortemente sulla speranza di vita alla nascita. Nel 2020 in Italia si è ridotta di 1,2 anni a causa della pandemia, attestandosi 82 anni, 79,7 per gli uomini, 84,4 per le donne. A Lecco l'aspettativa di vita, pur restando tra le più alte della penisola, è tornata indietro ai livelli di 15 anni fa, da 84,3 a 82,1, 79,7 per gli uomini e 84,7 per le donne. Il Covid ci ha rubato insomma 2 anni di vita, 2,2 per la precisione. A dirlo è il rapporto BES pubblicato dall'Istat. I dati BES, benessere equo e sostenibile, vengono utilizzati per valutare il progresso
progresso della società italiana sia dal punto di vista economico che da quello sociale e ambientale. Il calo è ancora più importante nelle province maggiormente colpite dal Covid. A Bergamo, Cremona e Lodi l'aspettativa di vita si è ridotta di oltre 4 anni. Nel ranking della speranza di vita per provincia, Lodi, Bergamo, Cremona, Brescia, Piacenza e Parma rispetto al 2019 perdono più di 50 posizioni, scrive l'Istat. Riteniamo che questa riduzione sia dovuta a questo anno e mezzo di Covid e lavoriamo perché aumenti nuovamente l'aspettativa di vita su tutta la regione, il commento del vicepresidente e assessore lombardo al welfare Letizia Moratti. Ma quello sulla speranza di vita non è l'unico dato negativo del BES, prevedibile il segno meno sul mercato del lavoro, in particolare per quelle categorie, giovani, stranieri e donne, che già erano maggiormente in difficoltà. Il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni è infatti sceso al 62,6% contro il 63,5% del 2019. Giro di valzer nella sanità lombarda, anche l'Ecco interessata dal nuovo assetto dei dirigenti varato oggi dalla Giunta Fontana. Silvano Casazza, direttore generale della TS Brianza, che si occupa della sanità territoriale nelle province di Lecco e Monza, è stato nominato alla guida della SST Monza. Il suo posto sarà preso da Carmelo Scarcella, già direttore generale della SST del Garda. Per gli alunni delle classi primarie dell'Istituto Tecnico Parini di Lecco è già suonata la campanella. L'opportunità per prendere confidenza con la nuova scuola e per riprendere gli aspetti di socialità cancellati dalla pandemia e dalla didattica a distanza. Manca davvero poco al ritorno degli studenti lecchesi sui banchi di scuola, ma per qualcuno la campanella è suonata in anticipo. Niente esami di riparazione, ma la possibilità per gli alunni delle classi prime dell'Istituto Tecnico Parini di cominciare a prendere confidenza con le nuove materie e con i nuovi docenti e compagni. Un modo per recuperare gli importanti aspetti sociali che la pandemia ha cancellato per un anno e mezzo. Abbiamo pensato di utilizzare i fondi del piano estate, quelli dell'emergenza Covid, esattamente pensando agli studenti delle classi prime, per un ritiro precampionato, diciamo così, per avviare prima la scuola. E abbiamo comunicato la novità ai genitori solo il 28 di agosto, ma in realtà c'è stata un'adesione molto grande che ci ha molto sorpreso e molti apprezzamenti da parte delle famiglie. Siamo 60-70% degli studenti delle classi prime che sono già stati convocati, da ieri sono qui a scuola e lavorano su tre ambiti, tre aspetti. Anzitutto le parole, i numeri e gli alfabeti diversi, diciamo così. Poi dalla settimana prossima si torna tutti in classe, sperando appunto che quest'anno proceda nel migliore dei modi, senza più didattica a distanza? Sì, direi proprio di sì, speriamo di dimenticare un po' il computer, i video, e la dirigente, la professoressa Raffaella Crimella, ha proprio voluto questa settimana esattamente un po' in questa direzione, e dunque la scuola comincia ad animarsi e ci auguriamo proprio di poter vivere tutto l'anno in presenza. Il Parini, tra l'altro, come struttura è fortunato perché ha la possibilità di avere ben 7 ingressi, possiamo accogliere tutti così come sarà al 100%, tutti distanziati, ovviamente siamo tutti con la mascherina, tutti rispettando il protocollo di sicurezza, i docenti con il Green Pass, gli studenti vaccinati per la gran parte, dunque li attendiamo per la prossima settimana per iniziare al 100% tutti. Abbiamo accolto in questa settimana i ragazzi delle future prime in modo che potessero prendere confidenza col Parini, perché poi quando incominceremo tutti alle 8, ne siamo molto felici, il 13 di settembre gli ingressi saranno contingentati e ci sembrava anche bello che loro prendessero confidenza con quella che è la totalità dell'istituto. Ci sarà poi più avanti una seconda azione dedicata ai ragazzi del triennio, per cui di recuperi ad hoc stabiliti dai loro docenti all'interno dei dipartimenti. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti. Veramente, e un bocca al lupo anche ai miei docenti, ai genitori e a tutti quelli che stanno lavorando per farli rientrare in sicurezza. La scuola sta per iniziare. Il Comune di Carolzio stanzia 880.000 euro per le spese legate all'emergenza Covid e per nuovi progetti sostenibili. Ma l'investimento che spicca è quello destinato agli studenti con fragilità aumentate del 20%.
Manca poco al ritorno tra i banchi, tra nuove regole, dubbi e speranze. Di sicuro, per gli studenti di Calolzio Corte, c'è che la probabilità di avere un compagno di classe con diagnosi funzionale è aumentata del 20%. A rilevarlo è il Comune, che ha stanziato ben 237.000 euro, una cifra che spicca su un piano di investimento complessivo per l'anno scolastico 2021-2022 di 880.000 euro. Rispetto al 2019-2020, gli studenti disabili sono passati da 75 a 85, gli studenti con difficoltà nell'apprendimento, dislessia e discalculia da 87 a 112 su 1511 iscritti. Beh, io non so qual è il motivo, c'è un aumento che ci è stato certificato, non siamo noi a determinare chi è disabile e chi non è, ci sono vari livelli di disabilità, tantissime problematiche di tipo fisico, di tipo socio-economico, linguistico e diciamo c'è stato un incremento significativo sul territorio del 20% e quindi questo comporta per il Comune un investimento ulteriore di risorse, un maggiore investimento di risorse perché sono tutti costi che vanno a carico del Comune, oltre a quelli che già sostiene la scuola per assistere questi ragazzi. Il sindaco specifica poi che la cifra stanziata quest'anno è più consistente rispetto agli anni precedenti grazie ai contributi della Regione e del Governo per l'emergenza sanitaria. Per quanto una buona percentuale dell'investimento sia una tantum, dal Comune i fondi per i ragazzi con difficoltà ci saranno sempre. Salgono a 36 i protocolli per il controllo di vicinato sottoscritti nella provincia di Lecco. L'ultimo è stato sottoscritto dal sindaco del comune di Pasturo, Pierluigi Artane, e dal prefetto di Lecco, Castrese De Rosa. I cittadini verranno coinvolti nelle attività di osservazione della propria zona di residenza per prevenire la commissione di reati e valorizzare forme diffuse di controllo sociale con modalità di reciproca attenzione e di vicinato solidale. Saranno istituiti gruppi di vicinato che dovranno limitarsi a riferire le informazioni di interesse per le forze di polizia. Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma dopo una lunga malattia Nino Castelnuovo. L'attore lecchese, 84 anni, iniziò a lavorare nel cinema negli anni 50 per poi raggiungere il successo con la riduzione televisiva dei Promessi Sposi firmata da Sandro Bolchi nel 1967. Ha recitato nel Paziente inglese, uno dei film più premiati di sempre. Ecco un'intervista risalente agli anni 80. Mi sono rimaste delle immagini infantili, soprattutto quando ritorno a Lecco, e sono già 2 anni che vengo qui a fare le vacanze d'agosto perché c'è mia madre, mia sorella, i miei nipoti, eccetera. Mi rimangono delle memorie infantili. Pensando a Renzo mi ricordo quando ero ragazzino. Ho voltato pagina e quindi adesso faccio altre cose, non riesco neanche più a pensare, perché oggi sono passati 20 anni esatti da quando è andato in onda per la prima volta i Promessi Sposi che ho fatto io. E quando li ho fatti, 20 anni prima erano andati, avevano fatto in cinema Camerini con Gino Cervi e la cosa, chi era, Lucia? Quindi voglio dire, mi sembra di essere Gino Cervi intervistato adesso, chi lo farà il Renzo Travaglino? Perché so che avevano in programma di farlo, ma adesso so che il progetto è stato fermato alla Rai, non so perché costava troppo. Nino Castelnuovo, è cambiata Lecco in questi anni? Tu hai ricordato prima, torno solo a Ferragosto per trovare la mamma e per trovare la sorella, sono passati ormai diversi anni da quando hai lasciato Lecco, tra l'altro tu abitavi proprio qui vicino alla Villa Manzoni in via Mendola per iniziare questa fortunata e lunga carriera artistica. Ma insomma, è cambiata non male, è cambiata abbastanza bene Lecco, la città urbanisticamente, è piuttosto, me la ricordo proprio così anche quando ero giovane, adesso è un po' migliorata da un punto di vista urbanistico, ma ho la sensazione che si sia un po' addormentata la popolazione, perché una città così bella, una città che poi dovrebbe essere anche, dovrebbe avere molto turismo, non ci sono mai manifestazioni interessanti. Non si capisce perché in una città così non si debbano fare, non so, spettacoli, concerti, balletti, non c'è mai niente. Magari a 30 km da qui, in una cittadina ancora più piccola di Lecco, fanno spettacoli, fanno concerti, fanno manifestazioni. A Lecco non succede mai niente, non si capisce perché. È una volontà, i lecchesi non vogliono, non amano queste cose, non lo so, come mai? E vi proporremo l'intervista integrale questa sera alle 20:45. Termina qui questa edizione del telegiornale, seguiteci anche sui social, sul nostro sito www.teleunica.com. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.